fare, è giusto richiedere alla scuola la dignità che la scuola merita. Promossa o bocciata la ministrazzolina dal vostro punto di vista? Dal nostro punto di vista bocciata, perché è vero che dobbiamo rientrare in sicurezza, ma le condizioni di sicurezza vanno create, non sperate. Servono più spazi, serve personale stabilizzato, con meno alunni nelle classi. Che cosa immagina che si potrà fare realmente? Allora, per ora, nei fatti, col DL Scuola che è stato approvato, ci sono investimenti per poco più di 1,5 miliardi, che sono nella maggior parte già investimenti che dovevano essere fatti e che erano preventivati sull'edilizia scolastica e per il concorso straordinario ordinario per la stabilizzazione dei precari, che era comunque già deciso perché necessario. Servirebbero invece investimenti straordinari più consistenti per potenziare l'organico docenti e del personale ATA e ridurre il numero di alunni per classe, stabilizzare i precari fin dal 1° settembre per dare stabilità alla scuola. Abbiamo bisogno di un piano strutturato che, siamo d'accordo, non può partire a settembre. Io sono d'accordo anche a fare la flessibilità a settembre, ma io riparto con la flessibilità soltanto se c'è un piano. Quando si parla di plexiglass, noi non ci si rende conto che nelle scuole elementari o dell'infanzia, più che essere uno strumento di prevenzione, diventa un pericolo. Evidentemente siamo di fronte a misure improvvisate. Andremo incontro ad un anno di grandi supplenze. Ancora una volta il mondo del precariato ricadrà poi su quelle che sono le vostre battaglie sindacali. Guardi, ci saremmo andati comunque di fronte a un anno di grandi supplenze, perché noi abbiamo oggi, dopo 13 anni, le graduatorie quasi esaurite, ma il personale precario che si conta a centinaia di migliaia. Mancano 200.000 insegnanti in cattedra, hanno deciso di farci fare un concorso dopo aver lavorato 10, 20, 30 anni nella scuola. Io ho 57 anni, per rispondere a all'impossibile, perché è talmente vasto, e adesso non parliamo più niente, tanto più che esiste una direttiva europea percepita dalla legge italiana che noi dobbiamo essere stabilizzati dopo 3 anni. Noi abbiamo fatto un concorso straordinario del 2018 a cui di fatto non hanno attinto, pur essendo destinato alle immissioni in ruolo. Non vediamo la motivazione di creare un'altra quantità di precari infiniti che devono fare questo concorso, entrare in un'altra graduatoria di merito, se prima non si finiscono quelle che già esistenti, perché fare altri concorsi?